mozza, un licore. È una crema di cioccolato e peperoncino, un'ottima accoppiata al cioccolato e il peperoncino. È una ricetta calabrese. È una ricetta antidepressiva per le coppie stanche. E per le coppie, solo per le coppie? No, anche per i single che hanno voglia di accoppiarsi entro l'anno. Abbiamo una collezione di 1200 varietà. E come mai? Passione. O poi mi lascia anche un po' pazzi. Il peperoncino sembra che abbia più di 8000 anni e quindi è un peperoncino che nasce nei posti di origine che sono stati individuati nel Sud America, ai confini della Bolivia, Perù, e sembra che lì ci sia il nucleo dei genitori di tutti i peperoncini del mondo. Tant'è vero che c'è stata una ricerca sui selvatici, che ce ne sono tantissimi ancora selvatici, e ci sono degli amici appassionati di peperoncini che hanno la possibilità economica di andare a giro per Sud America, spesso vanno in Brasile, prendono un fuoristrada e vanno nelle foreste a trovare e trovano piante anche di 2 o 3 metri piene di peperoncini selvatici, che sono delle piccole bacche che non sono poi estremamente piccanti, però sono bellissime. Pensiamo per esempio al grosso contenuto in vitamina. Tanto è vero, Zen Giorgi, che è il premio Nobel 1937 per aver scoperto la vitamina C, estrae la vitamina C dalla paprika, che è un peperoncino ungherese, perché è un grosso serbatoio. E oltre alla vitamina C abbiamo tante altre vitamine, la vitamina A, la vitamina E. Il peperoncino in passato si è utilizzato per curare le ferite infette, per curare le infezioni gastroenteriche. È un potente antibatterico, veniva usato per esempio per il mal di denti, per sopportare meglio la fatica. Veniva usato anche come ossitocico, che cosa significa? Per aiutare l'espletamento del parto, perché applicato localmente aumenta la contrattilità dell'utero. Qui stiamo parlando sia dell'era, diciamo, dell'impiego nell'America Latina, ma anche del primo periodo quando incomincia ad entrare in Europa, portato da Cristoforo Colombo. Se noi andiamo a leggere un trattato di botanica che è molto bello, che è il trattato I Discorsi di un botanico senese, di Pietro Mattioli, vediamo che tra le altre cose scrive che cosa? Il peperoncino fa digerire, fa partorire e un'altra cosa importante è messo lì nella natura delle donne. Dopo al coito ne impedisce l'ingravidarsi. Se noi andiamo a vedere quello che accadeva nella Grecia, nell'antica Grecia, oppure nell'antica Roma, dove i metodi anticoncezionali che usavano era il pepe nero applicato localmente, perché anche questa caratteristica. Naturalmente il pepe nero lo potevano permettere le persone ricche, perché il pepe nero era una spezia importata dalle Indie che costava moltissimo, l'equivalente in peso e in oro. C'erano tutte le spezie che costavano molto. Per esempio una noce moscata costava una coppia di buoi. Adesso i poveri avevano il metodo anticoncezionale per controllare le nascite. L'aggiunta di peperoncino faceva risparmiare in sale e ancora anche le popolazioni meno ricche, i poveri, avevano anche il loro piccante, la loro pozione piccante. La difficoltà che abbiamo su questo percorso è innanzitutto l'Unione Europea, che da 4 anni non esprime un verdetto positivo o negativo sul peperoncino di Calabria IGP. Quando, non vorrei sbagliarmi, ma mi pare che la normativa vigente dice che si dovrebbe esprimere nel corso di 6 mesi. L'Unione Europea tratta il cibo come veniva trattato il cibo degli astronauti, più o meno, no? Invece la caratteristica
di un paese come l'Italia è che basta spostarsi di 5 km per avere una peculiarità e una caratteristica diversa. La varietà enogastronomica è uno dei punti di forza della gastronomia italiana, che voglio dire è basata su questa tipicità nemmeno regionale, proprio locale, municipale. E quindi, per esempio, una delle grandi idee che ha avuto Veronelli prima di morire, intuizione che non è stata ben accolta dal mondo politico italiano, sono le denominazioni di origine comunale. Lui sosteneva, Veronelli, che, voglio dire, un paese come l'Italia, ogni comune ha le sue tipicità.